Passiamo al torneo di Sportland. Ieri si sono giocate le finali dell'Insurance Football Cup. La lotta per il terzo e quarto posto era tra Assicurazioni Generali e Aon Spa. Vediamo com'è andata. Buonasera a tutti, è terminata la partita per la prevenzione del terzo e quarto posto in Insurance Football Cup con Generali e Aon. Aon, siamo 6 gol contro... 3 mi pare, sì. 6 Aon contro 3 di Generali. Com'è stata questa partita, Gilberto? È stata dura perché comunque erano bravi loro, ci hanno comunque tenuto sempre sulla corda. Sì. Poi abbiamo avuto la fortuna di sbloccare sul risultato, farne due o tre uno dietro l'altro, e questo ci ha permesso di giocare con più tranquillità, però poi alla fine si sono rifatti sotto. Luca! Purtroppo ho cominciato con un infortunio, insomma, regalando un po' il primo gol e loro poi hanno giocato più tranquilli, e, insomma, un po' di spazi in più, giustamente, quindi insomma poi stati bravi a sfruttarli, chiaramente. Certo, una partita ben giocata. No, sicuramente, insomma, cosa dire, poi alla fine era molto difficile recuperare, insomma, ci abbiamo provato con un forcing finale, però loro comunque bravi, sono stati calmi e hanno certo poi chiuso, insomma. Due gran belle squadre comunque, sia... No, insomma, secondo me, ecco, le semifinali hanno dimostrato che, insomma, le squadre erano, il livello era abbastanza equilibrato. E questo è sicuramente positivo, alto, equilibrato, insomma, alto non dobbiamo essere noi a dirlo, insomma. Assolutamente. Allora, ragazzi, io vi lascio andare, vi ringrazio per l'intervista. Un ultimo pensiero sul finale, su questo torneo terminato in questo modo. Beh, cosa dire, ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, direi, assolutamente. Sì, ci vediamo l'anno prossimo e speriamo che ci siano anche più squadre, in modo tale che sia più vincente. Diverse squadre che volevano partecipare, ma abbiamo dovuto chiudere proprio per tempistiche. Certo. Quindi ci riproveremo l'anno prossimo. Assolutamente, noi saremo qua anche noi.